Possiamo lanciarci in game. Prego. Prendiamo il joystick perché magari se no è un po'. Vedo che non le sfugge niente. Non so cos'è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno, voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Solo che questo l'avrebbe uccisa. Dottore! Cosa ci fai qui? Sono messo un po' paura. Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Questo è niente. Santo Dio, Joel. E tu che hai fatto? L'ho salvata. Quello è il rifratello di Joel. Tommy. Casino. Ellie, le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che l'immunità era inutile. Quella, per chi se la stesse chiedendo, è la chitarra di Napoleon, famosissima. Un reperto. Storico, eh? A quanto pare sì. Dobbiamo rientrare. Giù, dobbiamo iniziare a giocare a un certo punto, non è che Infatti, non pensavo possiamo. di venirmi a vedere un film, onestamente. Pacca. Quando si uccidono i mostri? Bel paesaggio, però. Questo Bel non... pavimento. Cavallo. Allora, io prima di... Prima che vai a galoppo, scusami, un momento solo. Forse sarà perché non ho visto il primo, però che cazzo sta succedendo? Cioè, perché anche dalla chat ci chiedono un po' di backstory su Tlow 1. Allora, sì, vabbè, il gioco tenta chiaramente di fare questo riassunto, no? In cui, chiaramente per rendere accessibile il titolo anche a chi non ha giocato il primo. La storia del primo in realtà è molto semplice, proprio il motto del creatore era storia semplice, personaggi complessi, quindi si può effettivamente riassumere in poche parole. Diciamo che c'è questa ragazzina, Ellie, che scopre di essere immune. Joel è un contrabbandiere,
e gli viene proposto questo lavoro, come lavoro, di portare questa ragazza a chi di dovere può poi sviluppare un vaccino. E viene detto nel riassunto, riescono a concludere questo viaggio straordinario che viene descritto nel primo, e intanto galoppiamo. Però il prezzo del vaccino è la morte della ragazza. Una scelta che, insomma, terribile. E Joel fa discutere. Ma infatti anche nella chat, se qualcuno vuole dire la propria su cosa avrebbe fatto, io onestamente non ho il coraggio di scegliere una cosa del genere. Dalla chat infatti ci parlano proprio di questo, perché Franz dice è Orta di Atella, perché diciamo che stanno soffermando un po' sul paesaggio, perché effettivamente è veramente un bel paesaggio distrutto, però è un bel paesaggio. Io non so come lo vedete, purtroppo la connessione è quella, però su PlayStation assicuro che è uno spettacolo. No, ma si vede anche bene le cascate. Effettivamente qua il cavallo cade, cioè non voglio fare le critiche al gioco, figurati, però cioè, là inciampa il cavallo palesemente nella vita vera, cioè di cosa stiamo parlando? Niente più gas, vabbè, fa benzina al cavallo e non ci sta più, l'avrei fatta. Beh, diciamo che questo è un po' l'intro iniziale, cioè un po' di preparazione. Poi quando è che si scassa la chitarra in faccia alle persone? Esattamente. Cioè, quando arriva quel momento preciso? Vedrete. Vedremo. Questa è la cittadina dove si è Joel e Tommy, fratello che abbiamo qui, hanno perso i contatti nel corso dell'apocalisse, insomma. E Joel e Tommy si è stanziato in questa cittadina creando una comunità, quasi un sogno in una situazione del genere. E certo, dopo aver concluso l'avventura del primo, evidentemente scopriamo adesso che Joel è tornato col fratello in questa cittadina che si chiama Jackson. E stanno tentando, insomma, probabilmente di tentare di vivere in maniera normale. Comunque Geburo ci dice, fai morire la bambina e salva l'umanità. E l'avevo anche già detto. Questo è The Last of Us 2, purtroppo non, è troppo tardi. Troppo tardi, Gebuno. Io non avrei fatto diversamente. E Tommy non è d'accordo con te, Gebuno, evidentemente. E Tommy, sì che ne sa. Lo porterò nella tomba, se devo. Porterò nella tomba, se devo. No, scusa. Questo sguardo... Sto momento imbarazzantissimo. Infatti bevo per essere un attimo di togliere l'attenzione. Troppo non ti... Ok. Guarda questa cavalca, questa camminata con la chitarra alle spalle, come ci dicevano prima, effettivamente un po' un cliché, anzi sul cavallo dicevano prima. È finito il film, ragazzi, non inventate questo film di la casetta. E vedete, tentano di vivere in maniera normale, insomma. Non si ha quella sensazione di post-apocalisse. Ci ascolta un po' di Idle Fight con le Converse. Quello è una benda che ci tengo a sottolineare. Ellie ha scoperto. Una benda, ok, scusa. Ha scoperto di essere immune, chiaramente dopo essere stata morsa. E quella benda è per nascondere il morso, perché evidentemente non vuole far sapere di essere immune. Per ovvi motivi, probabilmente. Lo scherzone. Gesù. Che modi. Mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi. 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 Che vuoi, Joel? Passavo. Questa mano sulla cinta. È un figo, Joel, diciamo la verità. Sì, sì, palesemente. Tutti quanti sì. Parlano molto bene di te, di quanto ti rendi utile. È anche un po' a disagio, Joel, forse in questo momento. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e... L'altro giorno, 2 secondi fa era... Vabbè...
detto una barzelletta e ti ho pensato. Era... l'ho dimenticata. Grande, Joel. Il colpo... Joel, scusa, è tardi e devo svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Un po' dicono che lagga un pochettino la chat. Sì, un po' l'audio sento che stacca anche io. Cos'è? Sento un'amica, sì. La chitarra di Napoleon. Chitarra. Piacere. Vuoi sentire? Ok. Ok. E bionde e trecce. Di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Ah, oh mio Dio, dobbiamo cantare noi. Cioè, dobbiamo suonare noi. Cioè... Ma stai suonando tu? Sì. Oh mio Dio. Ma li scegli tu gli accordi? Ah no, scegli no. Che figata. Oh, peccato. If I ever were to lose you, surely lose person. Nuovo Johnny Cash. Io già sto piangendo. Beh, sì. Non faccia schifo. Lo prendo come un complimento. No. Non è che... Ho promesso che ti avrei insegnato. Salta un pochettino, Sì. È vero. Comunque dalla chat ci dicono che effettivamente Joel sembra un po' gattuso. Ok, prima lezione domani sera. Insomma, la barba, ok. Ci sto. Stesso accento, secondo me. Ok. Aspetta. Ecco qua. Classica scena. No, niente, sicuro. Ah, no, ok. E lei aveva un'ossessione per le barzellette nel primo. Ok. Sai qual è il colmo per un orologiaio? Qual è? Non me lo ricordo. Qual è? Uccidere col pendolo, qualcosa. Non mangiare su. No, vabbè, per favore. Cioè... Non ridere, Ellie, non ride. Okay. Preferisco Fantomas, veramente. Salutiamo Fantomas, che tanto non ci sta guardando. Non ci sta guardando Fantomas. Notte piccola. Brava.
cresciuta, è diventata grande. Giusto? Okay. Anni dopo. Oh, merda. Non si dicono le parolacce. Questo è fatto in diretta. Sì, proprio in diretta. Stavo ancora dormendo, oh. Dammi un minuto e mi vesto. Ho sentito una notataccia. Io... mi ha baciata. Lo sai com'è fatta Dina. Insomma, non voleva. Stavo parlando della lite con Seth. Aspetta, hai baciato? Ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei? Maro gringissimo. Forse voleva solo farmi ingelosire. Io non farei mai... vabbè, sì. No. Troppo tardi. Calmati, ti prendo in giro. Non mi interessa. Un altro simpaticone. È meno simpatico. Ma è stato un pessimo gesto. Prendi la tua roba, siamo in ritardo. Adesso l'importante è questo, di prendere la sua roba. Secondo me... Non va da casa. Mi spiace, Ellie. Io, ma tutto fa il letto, che il letto sfatto non si può vedere. Queste sono le sue opere. Sì. Puoi guardare un attimo quella papera. Dove sta? Dove sta? È una papera, cioè è una foto. Ma il accesa, disegno, ma il disegno. Il disegno è una papera. No, è un cavallo. È un cavallo, vabbè, parecendo una papera comunque. Cavallo papera, siamo là. Comunque questa è la sua casetta, insomma. Si tenta di stabilire una... bagno. Una routine. La flexata di Naughty Dog che fa vedere lo specchio in tempo reale. Grande, grande. La giacca. Tra l'altro, mentre adesso ti spiegherà un po' che cosa sta succedendo, effettivamente. Ma questo gioco è anche un po' horror, o sbaglio? Sì. Cioè, sì. È più un po'... primo. Più del primo, perfetto. Questa c'è una pistola perché? Perché è normale che abbia una pistola. Perché non è esattamente un mondo amichevole. Cioè... ok. I fumetti... comunque ci chiedono, ma ci stanno o no gli zombie? Ci stanno. In realtà non sono zombie, ma sono... sono infetti, teoricamente. Sono infetti. Non sono cadaveri che prendono vita, sì. Joel, sveglio? Ci stanno. Con chi sta parlando? Con Jesse, pure la volta. Ah, sì. È rimasto pure la volta, giustamente. Smetta. Stavo per alzarmi. Davvero? Hai tutto? Sì. Comunque in chat ci fanno la domanda delle domande. Ma Joel è morto. Correggimi se sbaglio. Non avrete la risposta da me. Ho spinto te. Ok. Meno da me, ma io perché non la so. Joel l'ha steso. L'ha solo spinto. Poi evidentemente non è morto. Ha avuto la risposta prima del previsto. Chissà che spasso. Un po' di cibo. Peccato essere perso. Coltivato, giustamente. State attenti. Come sempre. Cioè, comunque c'è proprio una comunità, praticamente. Cioè, dove... ci sembra che ci stiamo riuscendo, ci sono stati dei tentativi di sabotaggio, se avete letto la chat si può notare come... Mister Sottosopra. Anche Marco. Ma chi è? Vabbè ragazzi, noi continuiamo, noi ignoriamo questi... Vai, continuiamo. Come quando ci stanno le invasioni di campo nel caso, non bisogna dare importanza a queste cose, noi continuiamo a fare quello che dobbiamo fare. No, ma anche perché qualsiasi sia il suo scopo, non vedo come possa raggiungere il risultato. Cioè, ci è riuscito per un po', ovviamente, però... We'll be right back.
Ok, continuiamo prima che qualcos'altro vada storto. Ok, forse ci siamo, forse ci siamo. Ah, yeah. Forse ci siamo. Non sfidatemi. Ma noi non ti abbiamo... Cioè, a parte che chi cazzo ti... chi sei? Cioè, ma chi cazzo sei veramente? Cioè, non sfidatemi. Fatto tutto tu, da solo. Cioè, questo ci ha bloccato mezza live, non ci posso credere. Come cazzo ha fatto? Tra noi due. Comunque, visto che certo. Siamo... Io e Dina abbiamo chiuso. Siamo tornati, direi di concentrarci sul gioco e non pensare a queste... Sì, stiamo in una fase introduttiva, chiaramente. Qui vuole far vedere come queste persone hanno ritrovato un po' di stabilità. Grazie. E ci fanno vivere in prima persona questo, chiaramente. Quello è bravo il cano. Ehi, vecchietto. Sì, una bella cartata. Molto. La puoi anche accarezzare. Stiamo investendo quel cavallo, non so se avete notato. Pericolosissimo. Comunque veramente una bella cittadina, se posso dire la mia. Tranquilla, capi? Ehi, Jesse. Oh, ciao. Vabbè, quando parlando con la Jay, cioè, mamma mia, veramente, devo insegnare tutto della stanno vita. Stanno parlando, ci stanno salutando. Ma io voglio vedere un po' i locali, fammi vedere un po' le case, che ci sta fuori. Vediamo che c'è qua. Tipsy Biso. Lei. Vuoi fare colazione? Entra. No. Non se voglio fare colazione. È di là. Scusa. Ellie, eccoti, vieni. Moglie di Tommy. Seth ha qualcosa da dirti. Non ho voglia. Seth, di non so chi sia. Fallo. Personaggio nuovo. Ti prego. Ok. Seth, vieni. Fanculo. Ehi. Senti. Ieri sera è solo che ho bevuto troppo. Certo. E voglio chiederti scusa. Maria mi diceva che tu e Dina siete di pattuglia. Io ho fatto dei panini. Ok. Di carne. Grazie, Seth. Già, beh, allora, sta attenta. Sì, lo apprezzo, Ellie. Che cos'hai lì? Baguette bigotte. Che profumo. Sono tue. Sicura? Certo, vi accompagno fuori. Ok. Ci chiedono dove siamo rimasti. No, Ellie qui è in una giornata quando tipo, diciamo. Il cambio a Tommy e Joy. Ok, adesso ci viene detto. Sono in ballo da troppo tempo. Dove li trovo? Sali all'avamposto di Nord-Ovest, loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti, ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più. D'accordo. Ci viene chiesto devo di dare il cambio come pattuglia. Dovrà farlo qualcun altro. Ok. Ellie. Conosci la zona. Comunque io ti invito sempre a dare uno sguardo, ma per il pubblico, non per me. Dina, sto guardando, sì. Un po' in giro. Non troppo, non voglio annoiare, ma sicuramente sto guardando, sì. Qui abbiamo una cittadina, si sono impegnati anche al di là della stretta sopravvivenza, anche per vivere, non solo per sopravvivere. Guarda come ti caccio le frasi quando mi provochi. Guarda, lei è proprio un maestro, maestro dell'improvvisazione. Dimmi. Non so che problemi abbiate tu e Joel. Maria, lui ti vuole bene sul serio. Questa è la tizia che si è sono baciata, certo no? Non intendesse. È tutto okay? No. Questa è sicura? Sì. La moglie di Tommy. Ok. Si preoccupa un po' da figura materna che Ellie non ha. Sta attenta. Okay. E ci grazie. Viene fatto intendere che Joel ed Ellie hanno dei problemini. Dammi un minuto. E questa è Dina. Puoi portare la tua ragazza alla strada. Ah, ecco. Sta giocando a palla di neve. Un po' imbarazzata Ellie, Ehi Dina. Appena. Posso parlarti? Adesso c'è la pro l'incontro. Ehi ragazzi, io devo andare. No. Ma poi torni.
Ehi, ehi. Ma sarebbe figo tipo volevo giocare con le palle e prendere tutti i bambini con le palle di neve. Però poi non è il gioco. Che mi sento in colpa. Perché? Perché ho cominciato io e... Ci hai detto qualcosa della serata. Insomma, non avrei dovuto baciarti di fronte a tutti. Eri ubriaca, succede. Beh, comunque non voglio che tu pensi... No, non ho pensato niente, no. Classica scena di imbarazzo. Mamma mia. Perché mi lasci finire le frasi? Giustamente. Va bene, forse dovremmo andare adesso. Sì. Sono un po' skins. Dai, io non sto giocando. Attenzione, ecco qua. Ti prego, dimmi che li devi lanciare le palle di neve addosso, ti prego. Dimmi che dobbiamo fare questo. Certo. La siete cercata. E invece è in quel tipo di gioco. Oh mio Dio, l'avevo detto sin dall'inizio, tra l'altro. Primo punto perdenti. Mamma. Quell'altro bastardino là dietro. Diavolo quelle braccia. Ecco, te la dà acchiappata, mamma mia. Sali sullo scivolo, sali sopra. Scappa, scappa, scappa. Sono più forti di te, palito, sono più forti di te. Sta sullo scivolo. Non parte che non vedo più nessuno. Che mira. So perché sta nascosto nel tunnel, sta nascosto. Eccola, va alle spalle, però non si va alle spalle, posso dire. Li attacco corpo a corpo. No, aspetta. Prendo. Caccia la pistola. Aia. So dove abiti, Alex. Ellie, calma. Ma quanto state? 5 pari, 5 e 4. È serratissimo. Secondo me saltare non ce n'è da votare. Ma che sei grisi duetti che stanno venendo? Mi dissocio da questa cosa. Che cosa? Stiamo vincendo. Bella schivata. Complimenti. Sì, però stai un po' camperando. Non è vero, sto prendendo solo mazzate. Scappa. Secondo me la situazione deve scappare in questi casi. Ma tu vai proprio nel fuoco incrociato. Cioè, e devo raccogliere le palle di neve. Sì. Ah, ma perché stanno solo indeterminati punti. Tina, per l'amor di Dio. Bene. Ci siamo, manca l'ultimo, prendilo. Ecco qua, bastardo. Bastarda, prendilo. Prendila! Attacco corpo a corpo. Ecco qua. Bello, buttati anche tu. Buttati anche tu, ti prego. Veramente devo buttare. Va bene, no. Basta così, abbiamo da fare. Mamma mia, che palle questa però, veramente, cioè... Me la sono cercata. Mamma mia, è fatta una risata. Sì. Ecco qua. Ha giocato a palla di neve. Addirittura mamma mia, fatti piacere a me che lo stavo chiedendo. Addirittura le decorazioni natalizie, cioè non solo hanno elettricità, ma la usano anche lui cose del genere. Sprecata, tra l'altro, se posso dire la mia, cioè ce n'hanno in abbondanza, tra l'altro. Rialzare l'umore del campo è importante, dai. È vero, effettivamente. Se ce l'hanno. Comunque si chiedono, ma gli zombie dove stanno? Dove stanno? Gli zombie. Ragazzi, però siete un po' troppo... cioè, la preparazione. Non possono esserci subito gli zombie, effettivamente. Prima devi lanciare le palle ai bambini, cioè le palle di social, intendo le palle di neve. Ci fanno capire che hanno fatto un bel lavoro, insomma. Vedete che barricate, cioè, dai. Sì, vero. Per rendere atto a Jackson. Ma che cazzo sta facendo? Sta volendo lo zoccolo al cavallo. Sì. Questi sono i turni, evidentemente. Ok. Ma però, cioè, quanto cazzo è fatto bene? C'è anche la stalla, c'è le luci tra l'altro, capito? Sì. E questi sono i nostri cavalli. Forza. Ok, quindi questo mi fa pensare che ci spostiamo dal campo. Quindi l'hanno c'è un po' detto, di azione. Sì, dobbiamo andare Shimmer il nome del cavallo. Dobbiamo Shimmer. Sì. Guarda che è arrivato. La canzone di Moose Blood. Sì. Uno per te. Ah, il fucilozzo. Vabbè, è arrivato il momento che tutti aspettavamo. Dobbiamo andare in pattuglia a sostituire Joel e Tommy. Che da un po' stanno fuori da un po' troppo. Ok. Conoscete le regole. Non seguite le il percorso, compilate il registro. Ah, quindi andiamo solo noi e Dina. Sì. Ah no, tutti. Ah, sono noi e Dina. Sì. Rientrate. Ok. Usate la testa. Chi sono noi e Dina? Cioè. Bene.
Le pattuglie andate. Devono essere, immagino, rapide, se... Sì, ma noi e Dina, cioè... Noi e Dina siamo fortissimi, non mi raccomando. Siamo fortissimi, ok. Qualcosa che... Qualcosa mi, dalla chat, qualcosa mi dice che Lorenzo ha fatto 700 ore su sto gioco. In realtà no, ho fatto solo una run... 690. All'epoca, ormai 6 mesi fa e... E basta. Vabbè, comunque in realtà lo scopo è che lui l'ha giocato, io non so niente, quindi diciamo c'è un 50-50. E questi sono altri personaggi, insomma. Già mi stai presentando troppi personaggi, io poi sono un po' autista, cioè c'ho un deficit, mi dissocio, c'ho il deficit di attenzione. Okay, mentre gioco, cioè poi mi si aprono delle parentesi, inizio a pensare altre cose, capito? Quindi mi distraggo troppo, questo volevo dire. Un po' un'auto, sì. Intendeva questo. Ci sono personaggi nuovi, non presenti nel primo. Tanto mi dissocio anche dal deficit di attenzione, ci tengo a precisare. Okay, quindi questa è proprio tutta un'altra cosa, cioè tutta un'altra... Altri personaggi. Altri personaggi. La ragazza ha fatto un po' di palestra, complimenti. Ma si chiama donna e uomo. Ma che è? Donna e uomo. Cioè che si chiamano proprio donna e uomo, non capito. Oppure, già che ci puoi arrivare... Ah, ho capito, sono personaggi famosi che però sono cresciuti e quindi non ti vogliono far capire chi sono. No, più semplice. Prendi lo zaino, no. Ti mostro una cosa. Cioè, sono loro... Fidati. Ma no, lo sapevo, è proprio sarei passato per ritardato del gruppo. Non pensavo così presto. Allora, uomo e donna. Ho fatto un po' di palestra. Ma ha fatto un po' di palestra un indizio che mi vuole. No, 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 l'ho detto prima. Era una considerazione. No, sono persone di cui non conosciamo ancora i nomi, per l'amor di Dio. Ah, era semplicemente questo? Sì. Vabbè, ho capito, tu dici dai che ci puoi arrivare, cioè, a parte che donna è un nome femminile di persona, cioè nome personale di... hai capito? Insomma. Sì, ho capito, però magari era un po' più intuitiva. Vabbè, dai. Ma intuitivo ci sarai tu. lo so, grazie. Lo so anch'io. Andiamo avanti, per comunque, favore. Adesso interpretiamo donna. E vabbè, uomo. Ci sta un attimo Franza dalla chat che fa il saputello, ancora, oppure ancora non sai i nomi. Bravo Francesco, bravo. Sono inquieto. Vai, prego, continui. E uomo ci ha chiesto la nostra attenzione nel cuore della notte. Sud, migliora, pare. Perché ci deve far vedere qualcosa. Non ci è dato sapere, non conosciamo i personaggi. Ci ho pensato. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Comunque mi fa troppo ridere che questo si chiama, cioè, capi, uomo e donna, mi fa troppo... perdonami, però mi fa ridere. Sì. Uomo e donna. Forza. Spoiler, riveleranno i loro nomi a breve, non ti preoccupare. Tra l'altro questo etichettare le persone in base alla... genere. Comunque vorrei far notare le impronte già presenti di lui che è andato, ha trovato quello che ci voleva vedere ed è tornato. Questa è una chicca, è vero, è una chicca effettivamente solo per chi l'ha giocato. Io non me ne ero accorto effettivamente, però sempre perché... Così, oggi sarà dura affrontare il viaggio. Non è lontano. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé. Abbiamo un nome. Se la caverà. Mel. Di fare lo strano, non nessuno mi dei due però, evidentemente. Non sono strano. Attenzione quando salti. Comunque veramente dei paesaggi assurdi, eh? Un po' di tutorial perché nel primo non c'era il salto. Nel primo non c'era il salto? Cioè no. Nella in tutto il gioco non c'era, non potevi saltare. Era mai. Scriptato, in corrispondenza di una sporgenza potevi premere e saltare. Ma non c'era il salto a caso tipo questo. Piano. Invece qua puoi saltare anche da fermo, facci vedere. Ecco qua.
esattamente verso l'alto. Ce la faccio bene. Cioè, se stai fermo proprio. Non siamo tutti aggraziati. Penso di no, evidentemente no. Ecco qua. Ma cosa? Te la caverai. Sì, già buro, non si poteva saltare. Così andiamo. Dice il maestro. Secondo me qua è una brutta figlia, stiamo attendo. Perché... Guardami. Ecco, lo sapevo. Ecco sicuro. Il nome. No, non guardare giù. Abby. Comunque c'ha lo stesso zaino della ragazza di prima. Coincidenza? Ma non è vero. Vabbè, è lo stesso. E lui Owen. Ok, Abby Owen. E questa cosa di tenerli nascosti all'inizio, perché? Cioè, perché, sinceramente, se lo dicevano dopo 2 minuti, vabbè. Forse è un indizio per chi non ha giocato il primo e fargli capire che sono personaggi nuovi, non lo so. Ok. Comunque, Marchettiello ci dice, assomiglia a Red Dead... Sì, pensi a Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. C'è una vaga somiglianza, maestro, secondo lei? Diciamo lo stile, l'approccio. Intanto, quella è Jackson. Per chi ha un occhio attento la riconosce. Sì, no, infatti... L'hai detto a qualcuno. Mi ero accorto. Jackson è? La cittadina che abbiamo visto prima. Finiamo la cazzina, okay. E poi rispondo alla domanda della chat. Uomini armati sono andati a un avamposto laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Sono davvero in tanti. Non sembrano avere ottime intenzioni, No. Ok. Ammesso sia qui, come lo troviamo? Come lo troviamo? Se tutti indizi il maestro da chi non ha giocato, fatto il gioco. Stanno cercando qualcosa, okay. O qualcuno. Certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti. Ok, il tuo piano? E lei sembra molto decisa. Che cosa ti succede? Un po' di dispute. Comunque lei la vedo molto cazzuta, cioè secondo me... Ma è incinta. Ah. Ok. Ma non è solo questo. Diventa sempre più un team drama questo gioco. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. Fermo. Ti aspetto alla baita. Oh. Che non sei l'unico, sono un po' confuso in chat. Questa confusione al momento è voluta, questi sono personaggi che non conosciamo e non sappiamo cosa vogliono fare nello specifico, ma non sembra avere proprio intenzioni calme la ragazza. Per quanto riguarda la domanda su Red Dead Redemption, sì, diciamo che ho trovato similitudini per quanto riguarda il modo di approcciare. Sono entrambi giochi che non ha senso correre da un obiettivo all'altro senza godersi un attimo il viaggio. Poi ovviamente per gameplay uno è un open world, missioni che si susseguono, e uno è un gioco story driven. Il paesaggio innevato dell'inizio, sì, entrambe lo ricorda sicuramente. E la nostra Abby qui sembra molto decisa nel fare qualunque cosa debba fare. Io sarei andato a destra comunque. Mi sa di sì. Mi dice l'occhio. Aspetta, no, però puoi saltare là, puoi saltare. Però vabbè, forse devi andare a destra. Questo giro. Ah, perché ci stanno i passaggi nascosti. Cioè, nel senso non è che ti indirizza il gioco. Assenza totale di indicatori sullo schermo, come potete vedere. È una cosa che adoro per l'immersività.
Qui dobbiamo palesemente fare un salto. Però sotto secondo me c'è qualcosa di interessante. No. Ecco qua, io già mi sono perso. Aspetta, vai Abby! Sali qua su. Fate il salto. Non ce la farà mai. Buona Nathan Drake, Abby. Secondo me devi buttare giù. Sì. Beh, qua devi fare... Non ci si poteva stendere nel primo. Una grave perdita per quanto riguarda l'approccio. Ma che c'è? Ma che... Manichino, eh? È migliorato. Il gameplay è migliorato. È migliorata la percezione dell'essere umano da parte di chi ha progettato il gioco. Ha messo incinta Mella. Un po' di accuso. Chi è che ha messo incinta Ella? Mi state domandando. Melda. Prende la pistola perché c'è un cadavere. Attenzione. Ed è allerta. Qua si fanno le cose si fanno interessanti, secondo me. Abbiamo la bellezza di 3 colpi. Hai solo 3 colpi? Così pare. Vabbè, questo mo ti dà qualcosa, no? Ah, faccio. È morto per niente. Non sparare, che fai? Sono parecchi. Vabbè, sono... Che cazzo sono? Cadaveri. Cadaveri e basta. Non credo si siano trasformati. Demoniaci. No, non credo si siano trasformati. Paramo sicuro. Già lo so come va a finire. Un po' di caricamento nascosto, ragazzi. Abbiate pietà per la povera pre... Porco cazzo! Che è successo? Ah, il tavolo di porcellana. C'era un tavolo di porcellana vicino a Lorenzo. Stai attento alla porcellana perché sta il cane di Lorenzo che sta tutto a posto, ragazzi, tutto a posto. Andiamo avanti. Caricamento nascosto. Comunque non sono cadaveri, cioè si vede in faccia che sono un po'. Ecco qua. E sapevo. Spara. C'è qualcosa. Liberati. Ecco qua. Ed è uno. Mamma mia, Abby. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è Mayweather? Non è normale. Mamma mia, genere. Ragazza. Uè. Vieni. C'è solo 3 colpi, c'è 3 colpi. Non sparare. Scappa. Ma che è? Non è normale questa femmina, ma che è? Allora, tipo quelli che si uccide mostri a mani nude. Cazzo, c'era un altro. Mamma mia. Medico. Devo salire di più. Ok. Dopo questa dimostrazione, niente male, direi. Però posso dire la mia, c'erano un po' scarsini i zombie, Cioè i mostri, cioè io mo voglio capire che questo ha fatto palestra, però che uccide i cose a mani nude, cioè non mi sembra proprio. Io spero che andando più avanti già non vabbè, sono deperiti i cadaveri. La pericolosità degli zombie sta nel loro numero, insomma. Se... Ok. Disse il grande esperto di karate. No, non solo, ma anche di... Bravo, jiu-jitsu. Sicuramente sa il fatto suo, Abby. Comunque qua dentro c'è qualcosa, preparati. Cioè lo so che tu forse già te lo ricordi, però secondo me... Queste cose così specifiche no, non me le ricordo, no. Non te le ricordi, qua dentro c'è qualcosa. Oh, munizioni? Sbagliato il tasto di ricarica. Quanto siamo?
Siamo a 5. Ne ho dovuto usare una perché a un certo punto erano 2. E vabbè, una volta ci può stare. Se sono 2 ci può stare. Va bene. Abby è palesemente persa comunque, cioè dove diavolo stai andando? non è l'unica, tra l'altro, perché io pure mi sono perso, onestamente. No, ma adesso non so cosa... Cioè, vabbè, io lo so, però dico, il giocatore non sa cosa, che intenzioni ha. No, infatti è... Cazzo! Che è successo? Ah, ok. Spara, sta venendo, ok. Mamma mia. Quando poi si avvicinano troppo, mi un po' d'ansia. Cioè molta, senso, soprattutto in una situazione un del genere. Sì, mi sento un po' attaccato. Marchetello scrive, ed è strano che io legga un suo messaggio senza preoccuparmi, però dice, quando passi l'infanzia a guardare i film di Bud Spencer e Terence Hill. Penso riferito alla tizia, ovviamente. Sì, probabilmente nell'universo di The Last of Us, notoriamente. Sì. Che ho fatto? No, è sfondata la finestra. Tutto a posto. Non va troppo lungo. Sopra immagino che non ci possiamo andare. Immagino di no. Altre munizioni. Ma quando ti danno troppe munizioni è palese che sta succede il devasto proprio. Cioè di solito quando ti danno troppe, ecco qua si legge finalmente. Visto che io non so leggere. A chiunque lo legga, mi chiamo Seth, abbiamo già incontrato. Vengo da San Francisco e sto cercando di raggiungere Jackson, ricordiamo la cittadina, insieme ai miei 2 figli. Abbiamo perso l'auto, la bussola, le armi. Siamo stati aggrediti fuori Reno. Un luogo del luogo. Mia moglie e mio figlio maggiore sono morti. Ho provato a seguire le map, ma la neve ci impedisce di restare sulla strada. Speravo di attendere il passaggio della bufera, ma i miei ragazzi muoiono di fame. Non posso restarmene fermo a guardarli spegnersi. Ci muoviamo a ovest, nord-ovest. Oh mio Dio. Ho sentito degli spari provenire da quella direzione, oltre la dorsale. Spero di incontrare qualcuno. Spero sia brava gente. Ti prego, se stai leggendo questo messaggio, vieni a cercarci. Credo che sia mercoledì. Dio ti benedica. Vabbè. Mamma mia, che ansia. Seth evidentemente ce l'ha fatta ad arrivare a Jackson. Quindi buon per lui. Meno buono per noi, che siamo completamente in balia di questa bufera. È in balia delle bestie di Satana, tra l'altro. Tra l'altro. Vabbè, ma a quelle è abituata la nostra ragazza. Sì, ho notato, ho visto che ci dà di destro proprio. Okay. Non è lontano. Già un po' troppo. Sì, non è molto aggraziata. Ognuno ha le sue... Sì, le sue parti deboli, ovviamente. Allora, probabilmente devo entrare in questa casa. Ma prova a saltare, secondo me puoi saltare, puoi scavalcare il muretto. Qui c'è un ingresso. Il muretto mi sa di no. È entrato? No. Ho visto una bomba. No, c'è stata un'interazione, se sono appoggiata. Però qui si può entrare. Vai, esploriamo la casa. Qui. Attenzione. E veniamo introdotti allo stealth e alla modalità ascolto. Ma ascolto nel senso... Ah, ok, percepisci il rumore. Una mano, sì, una delle opzioni disattivabile se uno vuole una sfida più consistente, dice, insomma. Ok. È un grosso aiuto, sicuramente. Una cosa riguardo gli zombie... Sta accelerando un po' troppo, perché calmati. Una cosa riguardo gli zombie, non rivelano la luce. Cioè che sono ciechi? Non sono ciechi, però per qualche motivo che non comprendo. Non rivelano le luci. Ok, da dietro. Dice Franz, Seth è quello che stava al campo prima? Sì, insomma la persona che ha dato il panino a Ellie e... insomma, con la quale ha avuto qualche diverbio la sera prima. Ok, il vecchiaccio, insomma. Sì.
Oddio, sempre che sia lo stesso set, ma insomma, la popolazione è drasticamente diminuita. Ok, scendiamo. Questo si muove, vorrei aspettare. Ma che me ne frega, sono Abby. Hardcore. Ho i pugni nelle mani. Vabbè, ma tra l'altro trascina i corpi con una facilità. Là sono delle munizioni. La realisticità. Tra l'altro siamo facendo una bella. Cioè, nel senso, le munizioni le stiamo conservando. Aia! Cioè, ecco. Ma che domande. Non ti permettere mai più. Dicevamo, qua ci sono delle munizioni. Ok. Vita al massimo. Cazzo, mi sono persa. Mi sa di sì, Abby. Mi sa che ti sei persa. Io non mi sono perso niente, invece no. Allora, qui si può scavalcare, immagino. E sento dei lamenti. Chissà chi è. Persone amichevoli? Sicuramente. Non proprio. Tra l'altro salutiamo Al Kawiba che si unisce alla chat. Ciao, di questa live. Mamma sei arrivato giusto in tempo per guardare proprio questa... Terminator di tempo. Esatto. Praticamente stiamo giocando a The Last of Us 2 e siamo proprio nel meglio della sfida, cioè nel senso stiamo affrontando... Questo è un personaggio nuovo del quale non sappiamo le intenzioni al momento. Oltre al fatto che siamo quasi stati visti come degli idioti. Esatto, quasi... Quasi. Nascondi dietro la macchina. Intanto guarda l'interazione. No, ho fatto un fallimento. Cioè, o meglio, ho fatto fare un fallimento a The Last of Us. Non posso passare sotto il camion in questo caso. Ecco qua. Anni di critiche positive. Mamma mia, distrutti vai, da rollo. Prendilo. La realisticità degli zombie dei volti è... Dei volti dei zombie, ma chi sta streamando? Maestro, ma che le sta succedendo? È impressionante. Però effettivamente, quindi la cosa migliore è prenderli da dietro, insomma, cioè nel senso usare lo stealth. Se si può evitare lo scontro frontale, certo. E si può sempre evitare? O ci sono casi in cui? C'è sempre la possibilità, sì. Oddio, okay. Magari qualche caso specificissimo che adesso non mi viene in mente, però... Viene sempre data la possibilità. Ecco qua. Sì. In qualche modo è andata. Tra l'altro l'ha placcato praticamente. Guarda che belpa, mamma mia. Questo ci vede sicuro. E invece no. Al Kawiba dice la cosa bella è quando spari e c'è il sangue a te, c'è il sangue sulla neve. Sangue sulla neve, come mi hanno fatto notare, quando insomma non ricordo neanche chi, leggendo qualche commento online, il sangue scioglie la neve. Dettaglio mai visto, onestamente. Quindi qua facciamo anche un po' di cultura, insomma. Ma sono tutti normali o ci sono pure i super zombie? Ci sono, zombie questo già morte. Viene detto nel primo ci sono, vengono presentate diverse varietà di zombie, non tantissime, infatti è un difetto del primo capitolo, la varietà dei nemici non è eccezionale, però sì, sono diversi i nemici, questi sono ovviamente quelli base. Ok. Cioè tipo per esempio i super zombie sicuramente non li puoi uccidere con i pugni, penso. No. Oh sì. Realisticamente okay. No. Abby ha trovato la pattuglia e c'è un cambio nuovamente perché torniamo ad Ellie. Ok.
È un po' spoilerato, mi dispiace. La gestione dei tempi non è stata ottimale. Però... Allora, Kawiba, che si è collegato giustamente ora, ci dice, a proposito, ma un recap sul primo capitolo, che so solo il finale, perché effettivamente si è collegato ora, quindi non ha, si è perso il recap che hai fatto all'inizio, quindi magari se vuoi spendere qualche parolina giusto rapida. Il finale in realtà è molto del recap utile a fruire del titolo, comunque la storia... riguarda Joel ed Ellie. Ellie è una ragazza immune e viene chiesto a Joel di portarla a chi di dovere svilupperà un vaccino. Il viaggio dura un anno, Joel ed Ellie sviluppano un rapporto quasi da padre e figlia e alla fine si scopre che l'unica speranza per trovare un vaccino condannerebbe a morte Ellie. Joel non ci sta ad una cosa del genere, si oppone e fa una strage fondamentalmente dei dottori che avevano questo compito, salvando la ragazza ma condannando l'umanità. Il finale del primo capitolo, Joel mente ad Ellie e dicendole che era impossibile sviluppare una cura. Ellie, 14enne, le crede e adesso abbiamo Ellie 18enne, credo, che insomma ci è stato detto che ha avuto un diverbio con Joel e non sappiamo a cosa è dovuto. Dice Jeburo, era necessario fare la strage dei dottori? Beh, diciamo che i dottori stavano facendo tutto il dovere, per tutto quello che potevano, per impedirgli di una cosa spettacolare? Prendersi Ellie. Poteva tramortirli e non ucciderli, non così sicuramente. Anche se non è che aveva proprio tutto il tempo del mondo per fare questa operazione. Però poteva gestirla in maniera diversa, anche decidendo di salvare Ellie. Questo sì. Marchetero ci dice, The Last of Us racconta lo step successivo al Covid e al Kaweba aggiunge post vaccino. Io spero veramente di no. Spero veramente di no, perché... Cioè, oddio, in realtà forse con tutte le tecniche che conosciamo potremmo anche cioè, sicuramente non siamo, capi, come quella che dai pugni uccide mostri. Ci mancano i mezzi, sì. Questa zona ha i suoi vantaggi. E ricordiamo, Ellie e Dina stanno andando in operazioni di pattuglia per sostituire Joel e Tommy. Questa secondo me è una scena clou. Dai, vieni. Cazzo. C'è della simpatia, del riso in questa. Jaburo dice, ma che sapim fa? Effettivamente, Jason, sono un po' perplesso anche io della... Maestro, se lei si sottovaluta, non andiamo da nessuna parte. Io confidavo veramente in te. Mi spiace deluderla, mi spiace deludere quelli della chat. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Già. Dina, chiamiamo Abby, se non ce la fai. No, ok. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Jaburo ci dice, che arma usereste in un apocalisse zombie? Io vorrei arrivarci. Una che potete reperire, non carro armato. Io sicuramente fucile a pompa. Cioè, quello, capito, che non serve tanta precisione, perché effettivamente chi cazzo c'ha la precisione? Cioè, nessuno di noi, penso, almeno io personalmente, quindi capito, quello vai sul sicuro. L'unica cosa vai che a casa? No, mare... Io direi Costantino, dicono Costantino, cioè, effettivamente è l'arma infallibile. Invece tu, quale arma useresti? Io sarei più improntato verso un'arma contundente che non richiede munizioni. E infatti giustamente Jaburo dice, io intendo se proprio ora ci fosse una poca, cioè proprio in questo momento. In questo momento muoio, io... cioè. Questo? Questo come scudo, non lo so. Questo? No? Il mappamondo alle mie spalle? Vabbè, tanto qualsiasi cosa è un'arma, io c'era il cane, veramente. Il cane come scudo e la mucchina come veleno. Questo bong era di Eugene. Ah. Veleno cosa. Dina, hai portato anche l'erba per caso? E ci dissociamo tutti da queste cose non si fanno. F-
Franz dice qualcosa contundente a lunga gittata, secondo me. Però bisogna essere poi precisi, no? Infatti, sì. Problematica la cosa. E il registro? Siamo tornati a scuola? Guardate i nomi. Che Tommy e Joel. Dina e Eugene. Aia. Jesse e Dina. No, questi sono i turni di guardia. Ah, c'è anche la possibilità di... Franz dice qualcosa troppo corto, rischi di far avvicinare troppo gli zombie. Tipo la cosa migliore che ho a casa è una mazza della scopa. Immagino, sai, tipo zombie, Franz, capito, con la mazza della scopa, li caccia. Vedete, qui è la gente che va a questo avamposto, per probabilmente vedetta, semplicemente, e lascia quello che hanno trovato, insomma, le difficoltà che hanno dovuto incontrare, e per mantenere dei registri, un ordine comunque. E mettiamo il nostro nome. Fatto. Okay. Velocissimo. Vieni. Come ha fatto a scrivere tutta questa cosa in così poco tempo? Bravissimo. Guarda. Ecco il paese. Sì. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Torniamo ai cavalli. Effettivamente Marchetello ci dà un altro indizio. Potremmo usare il deodorante come bomba contro gli zombie. L'arsenale in The Last of Us è ragguardevole, onestamente, ed è tutto fatto di mezzi di fortuna, quindi non dico esattamente quello, però... Sono puliti. Però sì, però... Beh, qualcosa del genere. Si fa quel che si può, ovviamente. Non esistono le granate dell'esercito, insomma. Sì, sì. Torniamo ai cavalli. Ciao, Shimmer. Le camminate sui cavalli però sono molto rilassanti effettivamente in questo gioco. Sì. Cioè ti rilassi un po' sui cavalli. Cioè proprio nella vita vera, secondo me, il viaggio a cavallo è più un'altra similitudine con Red Dead Redemption, come dicevamo prima. Le lunghe cavalcate. Altri problemi tecnici. Altri problemi tecnici, gli ombrelli. Questi sono tutti gli ombrelli. Cerchiamo di risolvere.
Come prima. Come prima. Jean, per un ictus. È tutto a posto, ragazzi. No, rotto al cazzo, sinceramente. No, la prima volta magari fa ridere pure, però sinceramente mi ha rotto il cazzo. Perché vai, cioè, i canali di 50 follower, che cazzo ha? Che oh, andiamo avanti, eh. Effettivamente, potrebbero evitare. Cioè, una live di 50 follower a che era cosa. Vabbè, dai. Vai, maestro, prego, andiamo avanti. Tina, calma. Abbiamo parlato molto di rilassata a cavallo, di cavalcata a cavallo rilassanti. Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Assolutamente sì. Controlliamo. Cosa sai di questo posto? Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Ci sono delle medicine sul letto. Sono come case portatili. Secondo te la gente viaggiava sul serio in questi cosi? E tu l'avresti fatto? Che strane cose succedono stasera. Epidemia. Certo. Succedono strane cose, veramente molto strane. Magari veramente molto strane. Che occhio, Jason, è vero? Ma te l'ho detto. Sì, come no. Ah, qui c'è il diario di Ellie, che magari leggiamo in un'altra occasione. Troviamo un bel momento, però lo dobbiamo fare assolutamente. Ok. Sul serio, non ce lo vedo via da Jackson. Ognuno ha i suoi sogni. Però aspetta, contestualizziamo, perché io mi ero preso un attimo. Stanno sempre andando a dare il cambio a Joel e Tommy. Ok, ok. E hanno trovato qua dove. Per esplorare un po'. Avete fatto pace? Sì. Avete deciso che film guardare? A Joel cosa piace? Curtis e Vai per due. È da parecchio. Non ho la minima idea di che film sia. Oh, wow. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Siamo un po' troppo giovani per Joel. Forse sì. In realtà piacciono anche a me. Tu invece? Cosa fai più tardi? Ma quindi nel primo noi eravamo Joel praticamente, cioè noi... Sì. Ok. Comunque pare che abbiano fatto pace. Ci è stato detto. Dopo ci sì. Quindi... Però che cazzo di fine ha fatto? Forse non è così grave. Magari... Mi sembra. Ti suono qualcosa. Ok. Si può già iniziare a notare da questo. I messaggi sono veramente straordinari. Sono tutti fatti con una... grafia diversa per simulare le varie persone che l'hanno scritte. C'è stata una veramente che figata. Caro Babbo Natale, quest'anno ho fatto il bravo, potessi portarmi un bel cagnone grande, mi servirebbe per proteggere mio papà quando va a cercare il cibo o per difendere la casa nostra dai mostri. Poi potrebbe tenermi compagnia quando mio papà si chiude in camera da letto. Gira. Allora, questo a proposito, vabbè, finisci di leggere. Questo è il suo aspetto. Potessi procurarmi anche un'arma, mio padre sarebbe felice di avermi più forte. Grazie di cuore, Eric. Infatti, a questo proposito, in chat ci dicono, ma Joel è tipo la sua figura paterna. Vai per due. Decisamente, sì. Il rapporto che si viene a instaurare... Per combattere i cattivi. Vabbè, qui stanno parlando del film, non è praticamente... A me ricorda un po', per quello che ho visto, un po' il rapporto che c'è tra di Stranger Things, tra 11 e lo sceriffo. È molto simile anche perché... Così come per Stranger Things, spoiler di Stranger Things, anche no, Joel... Aspetta, forse... Vabbè, se non avete visto Stranger Things, mutatevi un attimo. Vai, 10 secondi. Anche Joel perde la figlia all'inizio del gioco. Quindi si viene, okay. Ritrova in Ellie praticamente una nuova figlia. Ok, perfetto. Faccio un cenno per dire fine spoiler Stranger Things. Ok. Magari se lo concordavo prima era meglio invece di... Anche se secondo me c'è pochi non hanno visto Stranger Things. Però vabbè, questo è un off topic, non divaghiamo. Stranger Things. Se ci fosse una telecamera.
Le pillole sono l'aspetto GDR. Che mamma mia, l'aspetto GDR, poco marcato ma comunque presente. Servono per avere delle abilità, vedi? Al momento abbiamo solo un ramo, quello della sopravvivenza. Mano a mano che andiamo avanti con l'avventura, un attimo Dina. Mano a mano che andiamo avanti, vedendo un attimo l'avventura. Con l'avventura si sbloccheranno nuove opzioni. Devo dire, non male l'aspetto GDR, considerando non è il focus principale, l'hanno curato abbastanza. Ma ormai sta un po' ovunque, secondo me, l'aspetto GDR, cioè in qualsiasi gioco. È una delle tue carte. E sono contentissimo. Sì. Che cos'è? È l'uomo falena, perché Tesseract. Vabbè, magari la bibliografia degli eroi, anche perché sono parecchi, ne troveremo, sono un po' collezionabili. Anche perché già lo sappiamo, la bibliografia dell'uomo falena. Comunque, giusto a far notare, c'è anche un indicatore di allineamento, un po' in stile D&D, villain e hero. E il nostro buon falena si trova a metà. Vabbè, perché giustamente il sommo, cioè, non è al di sopra. Una schieramenti. Sono un po' collezionabili, di cui io sono non sono un grande fan dei giochi dei collezionabili. Però che cos'è? Ah, il pezzo della missione del fucile. Beh, non lo so. Coraggio, voglio ascoltarne uno stasera. Ma tu sbagli, vale, scusa. No, che combinate? Perché ti sei buttato giù? La neve ha attutito. E infatti Dina, giustamente, persona normale. Perché? Ci è stato detto che Ellie suona e scrive anche dei pezzi. Le ha insegnato Joel. Questa era una delle promesse che le era stata fatta nel primo. Vabbè, che poi quello che abbiamo visto prima. Sì, c'è stato anche il la clip iniziale. Magari prendiamo i cavalli? Eh sì. Ah, perché tu puoi anche andare a piedi. Penso che a un certo punto Dina giustamente dice prendi il cavallo, che cazzo stai facendo? Proverò off camera, ragazzi, e vi farò sapere. Non mi sembra al momento di annoiarvi le camminate. Però che sta succedendo? Mamma mia, Dina. Ma è un attimo. Cavalcate rilassanti. Comincia a fare freddo. Al Kawiba ci dice saggia Dina. Ah, per essere scesa in maniera... Oh mio Dio. Che cazzo è? Un cervo... Qua mi sa che ci sta il super zombie, Quanti ne servono per sbranare un alce? O tanti piccoli, sì, infatti. O tanti piccoli. Dove ecco si qua. Sono nascosti? Cerchiamoli. Vabbè, ma possiamo anche non... Vabbè. Ma infatti perché? Sono decise. Non e stanno rinchiusi tutti in quella casa, sicuro, Maro, ma mentre là dentro ci sta... Merda. Così guarda, già li sento, Maronna. Non entrare, non esperire, aspetta un attimo. Ma vogliamo... Cioè, non vogliamo essere da meno di Happy, no? Sì, però con calma, non ti girare di scatto. No, con calma. Ellie è furtiva. Perché io ho il volume a palla, quindi... Buonasera. Ma sta solo lui? Pare di sì. Ok. È andato. Perfetto. Uno in meno. Ma se tu tipo... fai l'eliminazione furtiva a un nemico e ce n'è un altro vicino, quell'altro sente l'eliminazione precedente che hai fatto. Purtroppo questa è una cosa che troppo spesso nei videogiochi viene ignorata. No, come in tantissimi videogiochi, per qualche motivo l'eliminazione furtiva non fa rumore. Okay. Che è un po', insomma, un po' così. Le porte chiuse si possono ingenerare dall'altro lato. Un po' di tutorial, qui è abbastanza ovvio la strada. E le nostre amate pillole. Ma già puoi migliorarti un'abilità, no, cioè puoi migliorare poche. L'abilità. Secondo me nell'armadio c'è qualcosa, Non ci sta niente nell'armadio. Non è uscito il prompt a schermo, no. Ok. Allora, prima di entrare in questa porta... Dimmi. Puoi andare più piano...
che nell'ansia. Ma Ellie ha un udito acutissimo. Se c'è qualcuno lo sento prima di vederlo. Lo so, però io non lo so sta cosa. Ellie lo sa. Forse questa non è un'ottima idea. Ellie. E lo sapevo, Maro, io lo sapevo, andava a finire così, lo sapevo. Ma ce ne sono altri mille, immagino. Stai bene? Ah, no. Tutti i nemici storditi per infliggere danni elevati, sì. Il lancio comunque. Grazie. Ma questa era tipo un super zombie? No. Era un zombie normale. Te ne accorgi del super zombie? Già. Runner, giusto. In effetti questi nomi già c'erano. Runner, Stalker, Clipper, Bloater. Questa è la ranking degli zombie. Ero fuori con Joel. Okay. Sono arrivata da una decina. Io 20 una volta. Complimenti, Dino. Cazzo. Si sta sparando un po' la voce. Il tuo record. Un po' sì. Vabbè, penso che qua non c'è più niente da esplorare, no? Ci possiamo anche andare. Sangue, game design per farci capire dove andare. Assurdo, eh? Che altro non ho manco notato. Che corre all'improvviso, Dinna? Perché fa questi scatti che mi fa cagare sotto e sembra un zombie. Ultimo giretto, se ci sono verso qualcosa. Stiamo giocando difficile, insomma, se perdere materiale non è un'ottima idea. No, infatti controlla bene, è vero. Ok, dai. Io sento dei rumori strani comunque. Forse è Dina che sta camminando. Dina sta facendo un macello? Sta facendo un cazzo di casino assurdo. Ecco qua. Ma che rumore è? Che lamento è? Io ucciderei prima quell'altro. Penso che la nostra compagna ci dia una mano. Invece. Ah no, sì, ecco qua sta andando. Allora, che rumori strani che fanno quando muoiono, eh? Sì. Ecco, proprio in quel buco là, secondo me c'è proprio il nido. Dire ancora in modalità furtiva. Non c'è nessuno, però. Sta nascondendo da chi? Ah, là dentro, eccolo qua. Hai visto l'udito di Ellie? L'ectoplasma. devi andare. No, non entra dentro, devi andare da fuori. C'è un altro. Ma runner sono quelli che corrono, immagino. Runner sono questi, quelli più scarsi, diciamo. Ah, era ok. Mi ammazza quella a sinistra. Corri. Non posso correre. Cioè, corri nel senso metaforico. I runner e gli stalker ci vedono. Che cazzo, ma non mi sono cagato tutto, pensavo che era un mostro. C'era quella stronza di merda. Clipper e Bloater sono ciechi, invece, sono gli infetti più forti. Okay. Franz ci dice, vediamo se superiamo il record di kill in pattuglia. Ma quanto stiamo, effettivamente? Effettivamente già stiamo a un po'. A decina. Però il nostro Dino è un po' kill stealer, eh? Ci sta un po'... rubando infatti, le kill. Infatti. Così va a ammazzare 20. E iniziare una sfida contro Dina, per vedere. Wow. Mi dispiace la sfida. A quanto pare. Comunque sembra che tutto questo gioco parla con me, cioè, in qualche modo. Continuiamo a girare. Un'entrata salterà fuori. Franz sta segnando il conto. Sta segnando il conto, che significa? Sta portando il conto e ci dice che sono 4 per ora. 4 solo Ellie? Immagino di sì. Di più. Penso di sì. Ne abbiamo uccisi più di 4 in totale, penso di sì. La cosa figa, potremmo vedere quanti zombie uccidiamo dall'inizio alla fine. Che fatica. Mi sembra che passare il tempo, insomma. Io avevo guardato la Dina, non è che molti rubi l'idea. Ellie, fammi salire. Ma non può salire, non possiamo salire noi, perché deve salire lei? Apparentemente lei ha avuto l'idea per prima, vabbè. Comunque Dina non è che mi stavo simpatica, ti dico la verità. Lì è crollato un pezzo di tetto. Dai, non essere più che altro avventato nella decisione. Aspettiamo un po' di conoscerlo. No, e io appello un po' le cose, capi? Grazie.
Guarda, cioè, secondo me Ellie la odia un po'. Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Ci è indicata la strada, questo è un classico di Naughty Dog. Ellie, Ellie! Ci sta, sta sotto, non ti preoccupare. Animazioni con testo. Il ballo del canguro. Sotto. Animazioni con testo. No, vado sotto le cose, no. Mo esce da sopra, sicuro, e faccio il giallo. Sicuro? Lo sapevo, porco. Guarda la vita che scende. Ellie, tutto bene? Ci ha rubato un'altra kill questa, assurdo. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Qui ci viene rilevato un dettaglio... Sta troppo antipatica, Dina, ti giuro, veramente. Qui ci è stato rivelato un dettaglio non da poco. Ha detto di non morire di infezione perché non vuole spararci in testa, quindi evidentemente Ellie non ha detto a Dina di essere immune. Tina, levati un po' dalle coglions. Comunque ci dice Franz, ma scusa, quindi nessuno lo sa che Ellie è immune? Come arriviamo sul tetto? Non ci viene detto, però ci viene mostrato all'inizio che lo nasconde. Dina, che è una persona comunque legata non poco ad Ellie, non lo sa, quindi presumibilmente no. Ci sta, d'altronde, non attirare attenzioni. Signora, mi dispiace per l'accaduto, lo giuro su Dio. Non volevo farle del male. Non volevo prendere altro dal suo negozio a parte le medicine. Suo marito mi è saltato addosso. Che potevo fare? La mia sorellina non si sente più i piedi. Mi serviva l'insulina. Non se ne trova più in giro. Che alternative avevo? Spero che sopravviva. Mi dispiace tanto. Le storie terribili si accumulano. Il bottino non è male. Ottimo. Mamma mia, Ellie, che cinismo. Ma che veramente assurdo. Ci dice Alcawiba, penso che dopo una strage di dottori non vuole rischiare di farlo sapere in giro. Anche, sì. Chiaramente potrebbe essere una... Ok, Dina, io mi sono perso. La solita mi devi uscire da qua assolutamente. Prova ad andare giù qua a destra. Ah, non è vero, ricordo. Dall'alto della sua esperienza. Vabbè, chi cazzo, cioè, chi ci sarebbe mai arrivato che sali sulla parte? Colpa mia, quando stavamo là, Dina ci ha detto che dovevamo andare là. Okay. Fa molto ridere che indichi puntando la pistola. Vabbè, non è... Vabbè, non è importante, si indica con precisione. Fa solo ridere, non è una colpa. No, non mi guardi intorno e non va bene, mi guardi intorno e non va bene. Senti, sono un po' pignolo sulle cose. L'importante è che vai piano e non mi fai cagare su. Comunque stiamo accumulando munizioni. Ellie non ha mai visto tante munizioni in vita sua, probabilmente. Ma perché mo a breve uscirà qualcosa? Comunque stiamo morendo. Ehi, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Vabbè, fa la Molotov. Datti una pulita. No. Ah, una pulita, ok, semplicemente una pulita. Kit medico. Qui abbiamo l'inventario. Ci sono varie cose che si possono costruire. Vabbè, in realtà al momento ne è mostrata una a schermo, invece sono mostrati i materiali, diciamo. Con una unità, diciamo, di alcol e di band si fa un kit medico. E lo usiamo per curarci. Crafting. Eh sì, elementi survival, insomma. Un vecchio crafting. E sono gli stessi materiali da usare per le Molotov, quindi c'è un po' la gestione delle risorse da... La maschera. Valutare. Ecco. Io per esempio, la somiglianza invece lo sai con quale gioco l'ho notata? Con Days Gone. Cioè la sto notando. Sì. Un po'. Sì, la... Storia di zombie, sì. Altro dettaglio, Ellie immune non ha assolutamente bisogno di una maschera. Ah, sta facendo la finta, il bluff. Non voglio doverti sparare in testa. Come sei tu? Quale cose si fanno interessanti? Che schifo è? Sono qui da parecchio a giudicare. Questo è uno dei dettagli
bellissimi. Il morto, sì. Il virus, il cadavere dello zombie. Siamo sempre una volta che il virus non ha più l'ospite, non lo so. Esce. E cerca altre forme di vita. Scendiamo il piano. Perciò, quindi negli alberi, cioè nelle rami. Sono nelle pareti, sì. No, questi sono, questo è il virus, il Cordyceps. Che cercando nuove forme di vita da attaccare. E non potrebbe essere una buona idea incendiare questo posto? Sì. Non è finito il gioco. Non abbiamo le risorse per farlo. Cioè, non è che possiamo andare a ripulire tutti gli edifici del mondo. Sarebbe un'ottima idea. Ma invece tutti questi chiodi, materiali... Gli ingranaggi invece servono... Esatto, l'altra opzione GDR del gioco servono per migliorare le armi. Ok. Pillole per te, ingranaggi per... Alcawiba ci dice bellissimo questo dettaglio, penso si riferisca al fatto del virus che si espande. Sapevo che Alcawiba avrebbe apprezzato, sì. Infatti. Questo è il legato del mese. No? Ok. Ah, qui ci viene praticamente detto che l'epidemia è scoppiata nel 2013, perché presumibilmente dopo non avrebbero perso tempo a indicare l'impiegato del mese di un ufficio. Ok. Dettaglio comunque già presente nel primo. Una cassaforte. Qua serve sicuramente là. Qui c'è uno dei dettagli più belli di Last of Us. Se presta attenzione all'audio, si può sentire il click del numero una volta che questo è quello corretto. Vai, prova. Ovviamente ci vuole un po'. Quindi magari se troviamo la combinazione da qualche parte... Ah, ok, quindi diciamo ci sono due strade. Esatto. Bisogna trovare la combinazione. Però anche se la troviamo, cerco di farlo notare, sta cosa del click. Ok. E Cristian, la roba è eccolo qua. La roba buona in cassaforte. La combinazione è la data in cui il mio cucciolone è stato eletto impiegato del mese. Non venderò dare via niente. E per i momenti di magra, chiaro? Riguardati, Mina. Ok, la data in cui il cucciolone è stato eletto impiegato del mese. Ma il cucciolone nel senso affettuoso, cioè dobbiamo trovare un cucciolone. Immagino sia una persona. Comunque Alcaweba ci dà già la combinazione, se ti interessa. Ci dice che è 46, 38, 22. Non darsi che è quella. Eccolo là. Ah, il cane. July 2013, ok. Comunque io direi, se sei d'accordo, una volta abbiamo inserito il codice, possiamo pure staccare qua. E magari riprendere... È chiaro. No, si è fatto una certa, domani bisogna svegliare, facciamo sempre così, non si può giocare all'infinito, cioè arriva il momento di staccare. Guarda Ellie quanto è triste, Ellie, lo so. Non si può guardare, però fatta, no, non fermi fare ragazza. il genitore responsabile, ci dicono anche in chat, dai mamma altri 5 minuti, ma mamma Jason ha detto no. Domani Lollo deve andare a scuola, si deve svegliare e deve studiare, quindi purtroppo ci dobbiamo fermare qua. Posso almeno far vedere la cosa della cassaforte che avevo anticipato? Vai, ci faccia vedere solo quest'ultima cosa. E vai, in giornata allora, però. Dicevamo, quindi dovrebbe essere 07-2013. Ok. È molto sottile, però io credo di infatti che si non senta. Non ho sentito un cazzo. Il click diverso. Ah sì, ok, l'ho sentito. Si sente un po', Sì, sì, l'ho sentito un po'. L'ho sentito già, è uscito prima. No, 2013. E tra l'altro hai parlato esattamente nel momento in cui... Adesso stai ridendo. Sì, okay, dai, si sente. Ok, ci sta, si sente. È andata. Fantastico. Grazie. Ha funzionato, Ellie. Vabbè, signori, Vabbè, prendi tutto quello che c'è da prendere. E fermati esattamente in questa posizione qua. Cioè, che dobbiamo continuare la prossima volta da questa posizione qua, assolutamente. Io direi che, diciamo, questo nostro primo appuntamento può finire qui. Diciamo che questa è una...
è un appuntamento che noi volevamo portare ogni settimana, quindi anche settimana prossima ci sarà una live dove porteremo il continuo di The Last of Us. Se, quindi, se vi è piaciuto, se vi interessa il gioco, se vi interessa anche un po' il modo in cui lo portiamo, seguiteci anche settimana prossima. Seguiteci ovviamente su Instagram, seguiteci su Twitch per chi ci stesse seguendo. Penso che per può terminare qui la live, quindi io ringrazio Lollo, il maestro, il grande gamer che ci ha accompagnato in questa avventura. Un saluto a tutti dal salotto, alla prossima live. Ciao ragazzi.